Lorenzo, quanti anni hai? 15. 16. Interessi particolari? Sono letteralmente una divoratrice di libri. Disegno un sacco di cose, soprattutto fumetti. Che scuola fai? Liceo classico. Liceo artistico. Come vai a scuola? Bene, dai, ora sono molto più tranquilla. Beh, dai, adesso bene. Come mai? Perché ora la prendo in modo diverso. Perché dopo una decisione molto sofferta ho cambiato scuola. Cos'è successo? Praticamente mi svegliavo la mattina e non riuscivo ad andare a scuola. Stavo male fisicamente, facevo molte assenze. Andavo malissimo. Nel mese di febbraio sapevo che sarei stato bocciato. Quindi? Quindi ho capito che non era un problema di fisico, ma ero proprio io insicura, quindi dovevo affrontare le mie insicurezze. Ho pensato di ritirarmi. Anche i miei volevano ritirarmi subito, ma alla fine ho deciso di finire l'anno. Chi ti ha aiutato in questa scelta? Lo sportello Orientiamoci. Raccontaci. Ho fatto dei colloqui e ho capito che ritirarsi durante l'anno è una scelta sbagliata. Meglio finire e poi cambiare. Grazie ai colloqui con la psicologa e test attitudinali ho capito che non mi sentivo all'altezza della situazione e questo mi provocava un'ansia tremenda. Ti è servito quindi? Assolutamente. Stavo proprio per fare una gran stupidata. Certo che sì, mi ero fissata degli standard che neanche Einstein. Come hai saputo di questo servizio? L'ho saputo da un mio amico al CAG. Ho visto il volantino a scuola e mi sono fatta coraggio. Una bella esperienza? Sì, sì. In particolare mi è piaciuto un sacco il gioco delle professioni. Sì, un po' di ansia c'è ancora, però almeno adesso riesco a controllarla. Hai qualche consiglio da dare ai tuoi coetanei? Ragazzi, meglio andare a scuola che rimanere a casa a dormire. Meglio condividere i propri problemi con gli altri piuttosto che tenerseli per sé.